Sì, no, lei, dato che ha detto il procuratore De Chiara, per la prima volta ci siediamo a un tavolo con un'istituzione, non sempre accade, forse è proprio questo il significato della riunione di oggi. Ma un messaggio straordinario, devo dire che noi lavoriamo da sempre in cooperazione con le istituzioni, ma oggi insieme amministrazione comunale e autorità giudiziaria per dire no all'abusivismo edilizio, sì alle demolizioni in questa città, è un fatto effettivamente storico che non si è mai verificato. Noi abbiamo dato un impulso fortissimo a demolire tutte le abitazioni frutto di speculazione, oggi quella dell'Arenella che sembrava indistruttibile. Questo è un messaggio anche di prevenzione fortissimo, perché oggi chi vuole fare una speculazione nella nostra città sa che non sarà consentita e sa che saranno abbattute. Per il 2012 prevediamo oltre 100 abbattimenti, quindi circa un abbattimento ogni 3 giorni. Questo grazie a una cooperazione tra gli uffici amministrativi del Comune, la Giunta, l'assessore all'urbanistica, l'autorità giudiziaria. Effettivamente questo è un segnale nuovo, due istituzioni che nell'immaginario collettivo in genere vanno l'un contro l'altra, i pubblici ministeri e le amministrazioni comunali, in questo caso stiamo e remiamo nella stessa direzione, perché questa è la giunta della legalità. Situazione certamente non rosea, ma come avete visto le istituzioni si stanno attrezzando per dare una risposta adeguata. Quali sono gli ultimi interventi che avete fatto? Beh, quello di cui abbiamo parlato, era in programma l'intervento in danno, i proprietari hanno capito che conveniva procedere all'autodemolizione, stamattina, come dalle foto che vi mostro, è iniziato l'intervento autodemolitorio. Come dicevo in conferenza stampa, si inserisce in un programma più ampio che il Comune e l'autorità giudiziaria hanno concepito alcuni mesi fa e che è in fase avanzata di realizzazione. Occorre tempo e soprattutto molta, molta tenacia. Senta, 100 abbattimenti per l'arco del 2012 secondo lei sono un obiettivo perseguibile, cioè possibile? Guardi, se ci sono le risorse finanziarie a disposizione sicuramente l'obiettivo è realizzabile. È un problema di risorse finanziarie che non so, il sindaco ha detto che sono programmati questi, cioè, evidentemente in bilancio c'è questa somma, spero di sì. Senta, forse uno dei problemi del nostro territorio è perché, se vogliamo leggerla così, è che riunioni come quella di stamattina non ce ne sono mai state, forse questo è il problema? Probabilmente sì, probabilmente non c'è mai stata una leale collaborazione tra istituzioni giudiziarie e le altre istituzioni. Io credo che questo invece sia un obiettivo da realizzare, perché se lo Stato in tutte le sue articolazioni mostra di fare sul serio e con unità di intenti, veramente per coloro che violano le leggi c'è poco spazio. L'amministrazione ha approvato di recente una delibera nella quale si afferma con fermezza il primato della pianificazione urbanistica, contro ogni condono, contro ogni intervento che tenda a riciclare sul territorio oggetti di reato, quali sono appunto le opere abusive. In questo siamo fermamente determinati, l'azione va avanti, quella di ripristinare la legalità sul territorio, ma anche di contro anche quella di lavorare nell'ottica del rispetto fermo del piano regolatore e quindi di tutto quanto consente il piano per dare risposta alle esigenze della casa e alle esigenze della produzione che sono dietro spesso anche questi interventi.